Rabbia e sgomento per il Desenzano Calvina beffato in pieno recupero al 95esimo dalla Folgore Caratese. La squadra di Michele Florindo di scena in trasferta in occasione del recupero della 17esima giornata di Serie D è finita KO per 2-1. L'esito della sfida disputata in terra brianzola premia i padroni di casa e condanna i biancazzurri, ora scavalcati anche dall'Arco Natese e costretti al terzo posto in classifica. Stoppata dunque anche la serie positiva di 5 risultati utili consecutivi all'ottimo rendimento in trasferta del Desenzano Calvina, fermato fino ad ora solamente dal Caravaggio. A passare in vantaggio poco prima dell'intervallo la formazione locale grazie alla firma di Esposito. Nella ripresa al 21esimo il pareggio gardesano siglato da Campagna, in pieno recupero la rete decisiva, il 2-1 realizzato da Fognini. Doccia gelata per la banda Florindo che tornerà in campo questa domenica 23 gennaio alle 14.30 contro il Sona. Giornata di riposo invece per il Breno di Mario Tacchinardi che a causa dei troppi casi di positività riscontrati tra le fila del Villa Valle non scenderà sul terreno di gioco.